Nei giorni scorsi un nuovo appuntamento nell'ambito delle attività di orientamento poste in essere dall'Istituto Tecnico Tecnologico Bruno Chimeri di Catanzaro all'interno della rassegna Tecnologia e Progresso. Martedì 26 aprile gli studenti hanno avuto l'opportunità di incontrare in videoconferenza dalla California il professore Mauro Ferrari, pioniere nel settore delle tecnologie biomediche, nano e microscopiche. Tra i massimi esperti di nanomedicina, docente nelle università degli Stati Uniti, nonché presidente e amministratore delegato della Houston Methodic Research e presidente onorario dell'Accademia delle Nanoscienze, con sede a Gagliato in provincia di Catanzaro, il professore Ferrari ha parlato agli studenti delle sue esperienze europee e statunitensi nel campo delle nanotecnologie. Sì, devo dire molto sinceramente, senza enfasi e senza retorica, che è stato un incontro veramente straordinario. Sono stata onorata di fare un po' da moderatrice per questo incontro, visto lo spessore di questa personalità davvero eccelsa. Sono stata felice, felice perché ci saranno sicuramente delle ripercussioni positive per i nostri studenti. Sono adolescenti, quindi in via di formazione e la vita e i consigli, gli studi che ha fatto Mauro Ferrari possono senz'altro essere una fonte di ispirazione per i nostri ragazzi. E poi sono commossa perché ho conosciuto un po' anche le sue vicende personali. È partito da un grande dolore e da questo dolore lui ha deciso di donarsi agli altri. E poi alla fine abbiamo espresso veramente la gratitudine perché ci ha regalato un po' più di un'ora di conversazione. E i ragazzi erano tutti molto attenti, in presenza solo una classe per via del Covid, ma oltre un centinaio poi in collegamento da remoto. Quindi siamo riusciti a raggiungere, me lo auguro, tante menti e tanti cuori. Il professore Ferrari viene definito come il gigante delle nanotecnologie. Nanotecnologie, tanto per intenderci, per capire, ci riferiamo a dei materiali che hanno delle dimensioni nanometriche, cioè sono 1 per 10 alla meno 9 metri. Quindi stiamo parlando di sostanze piccolissime che hanno una grandissima, potrebbero avere una grandissima valenza nel campo medico, nel campo farmacologico, nella cura dei tumori, per esempio.